Buonasera a tutti i nostri telespettatori, bentrovati a Blog TV. Un altro appuntamento, è tornato a trovarci il sindaco di Catania, Raffaele Stancanelli. Che subito saluto e ringrazio per essere qui. Grazie a lei e buonasera. Buonasera Sindaco, è da un po' che non ci si vedeva. Ogni tanto ci aggiorniamo per fare un po' un escursus della sua attività. Adesso veramente possiamo fare un escursus sul fine mandato, visto che ormai a maggio anche la città di Catania andrà a elezioni. E proprio per questo partiamo anche dalla, dalla immediata attualità. Eh, il prossimo sabato 23 marzo le 17:30 alle ciminiere le ha dato appuntamento a tutti i cittadini catanesi per un rapporto proprio no. molto da forza dell'ordine, no? no, no, Un no, rapporto no, io, alla io, città. Io penso che sia doveroso da parte mia al, quasi alla fine del mio mandato e in attesa appunto del delle elezioni, fare un rapporto, rapporto vuol dire rapportarmi con i cittadini, rapporto con la città, per dire a tutti i catanesi che mi vogliono ascoltare, lei lo ha detto, sabato 23 marzo alle ore 17.30 alle ciminiere, eh, per dire quello che ho fatto, cioè io partirò da un dato semplice, dirò una data, 21 maggio 2008, era un mercoledì, alle ore 12 si dovevano presentare le liste per il candidato sindaco di Catania. La sera, il lunedì sera 19 maggio Catania era al buio, lo ricordate, erano le 20, le 20 e 30, Catania per tre quarti al buio, invasa dall'immondizia. Eh, con i cortei di, di, dei netturbini che non venivano pagati da 5 mesi, degli operatori sociosanitari da più di un anno, con il 95% dell'estate dissestate, il lunedì 19 maggio io ricevo una prima telefonata verso le 20.30 e, e poi nel giro di 2-3 ore fino alle 2-3 di notte tante altre telefonate, tanti incontri, Chiedendomi perché no, devi candidarti a sindaco di Catania, non era previsto, voi sapete già c'erano i manifesti per altri. Io ero già parlamentare nazionale. Ma chi la chiamava? Mi si chiedeva di fare. T il tante persone diverse? Tante persone diverse, molti di quelli che oggi dicono, per esempio, che non è opportuno che io sia candidato. Ma che erano Fiorello? C'erano cioè, tante persone, ma io non voglio nomi, no, li, li farò in campagna elettorale. Poi. Però stiamo parlando simpaticamente qui con lei, io la ringrazio. E mi chiesero di candidarmi Catania al è allo sbando Catania allo sfascio non abbiamo più come presentarci ai cittadini i cittadini ci manderanno a quel paese alla visto che il sindaco scienterà alla, alla fine ho detto sì mi sono candidato una battaglia difficile io non ero conosciutissimo come lo sono ora io avevo un mio target elettorale da professionista ma non ero conosciuto in tutta la città fui spinto dalla coalizione obiettivamente alla vittoria e per cinque anni ho lavorato, ho lavorato, ecco perché il 23 marzo voglio dire alla città Cosa ho, fatto, cosa ho trovato, cosa ho fatto, che cosa ho realizzato, che progetti ci sono già attivati che vedranno la luce nei prossimi mesi. Mi pare giusto che il sindaco della città si rivolga, faccia un rapporto, ecco, una relazione alla città per dire quello che ha fatto. E il 23 marzo, quindi io invito tutti i catanesi che volessero, al di là delle appartenenze, a venire per ascoltarlo. Tra l'altro, a proposito di campagna elettorale, quel giorno ufficializzerà la sua candidatura a sindaco per questo secondo mandato. Ma io la mia candidatura l'ho già ufficializzata. Anche se, eh, io l'ho ufficializzata il 29 tempo. dicembre, quanto per la seconda volta mi era stato chiesto di essere candidato al Parlamento nazionale, mi dovevo dimettere da sindaco, non mi sono dimesso perché ho spiegato in conferenza stampa che io avevo preso un impegno con i catanesi il 21 maggio del 2008 e avrei continuato il mio mandato fino alla fine dei cinque anni. Quindi il scade il mandato il 26 maggio, perché se voterà il 26 maggio, questa volta si dovrà votare per il sindaco, non ci sono voti di trascinamento, chi vuole votare per me sul nome Raffaele Sanganelli deve segnare una croce, questa è una novità, mentre cinque anni fa bastava votare per un partito e il voto andava automaticamente al sindaco. Oggi, quella cosa l'ha aiutata tanto. Oggi, quella cosa Giusto. mi poi l'ho detto sempre, ma io sono una persona serena. Io sono stato eletto, grazie, l'ho detto poco fa, al trascinamento dei partiti. Questa volta se i cittadini mi vogliono confermare devono votare Raffaele Stanganelli se non voto Raffaele il voto non va a me ecco quindi questo certo. è importante e quel giorno naturalmente io so che ha preparato un lungo elenco naturalmente vorrà parlare io non ho preparato un lungo elenco però vorrà parlare di quello io che io parlerò invece qui sì, che abbiamo meno tempo sì, ecco, sì. che cos'è che lei inorgoglisce di più di questi cinque anni a me di questi cinque anni mi inorgoglisce moltissimo il fatto che io giorno dopo giorno con grande passione, con grande lavoro, ho allargato le mie conoscenze, ho messo a disposizione la mia persona, a disposizione della città e a poco a poco abbiamo tratto la città, l'abbiamo fatto uscire da quel pericolo che tutti consideravano imminente. Io sono orgoglioso del fatto che l'altra sera, una, una trasmissione televisiva su Rai 3, che normalmente non è tenera, e ha messo in evidenza il lavoro di tanti sindaci di città in difficoltà, e tra quelle in difficoltà c'era Catania, ha dovuto ammettere che io, che ero subentrato a un sindaco, a un'amministrazione che aveva lasciato tante cose difficili, non soltanto non avevo fatto ulteriori debiti ma avevo diminuito di gran lunga i debiti che ho trovato e avevo realizzato anche con l'ausilio della Corte dei Conti tanta attività positiva il fatto che una trasmissione di Rai 13, questo mi inorgoglisce ma ha poi compensato mi... le bacchettate del Sole 24 Ore ha, ma non ha fatto ha, bacchettate a noi, il Sole 24 Ore ha fatto una classifica è una classifica mm. in cui noi però anno dopo anno cresciamo poi il Sole 24 Ore dice che io ho il 46% di gradimento in città ho detto mi bastano altri 5 punti per arrivare al 51%. Quindi io vedo il bicchiere mezzo pieno. No, il molto, positivo, eh. Vedo il lato positivo, vedo il lato positivo. Ma possibile. questo lo decideranno gli elettori. Cioè, quello che io mi sono sforzato di dire in questi anni che il mio lavoro per la città, lo devono decidere non i capi partito, ma gli elettori. Se gli elettori diranno, e io quando parlo di elettori parlo degli elettori di centrodestra, senza dubbio è il mio punto di riferimento, ma parlo anche degli elettori non appartenenti alla mia area politica, ma sereni, che hanno potuto vedere serenamente il lavoro che abbiamo svolto, cosa abbiamo fatto, come abbiamo salvato questa città, come abbiamo ridotto il deficit, come non siamo andati al fallimento, cioè al dissesto, come abbiamo ridotto il personale, eh, quando lei vuole io le farò l'elenco delle cose che abbiamo fatto, come assieme alle difficoltà economiche e finanziarie abbiamo progettato, abbiamo chiuso la vicenda di Corso Marte la Libertà, alla fine di questo mese ci sarà lo sgombro definitivo di quei poveretti che per decenni hanno abitato nelle fosse e saranno eh, distrutte, sarà ripulito tutto perché inizieranno i lavori. L'abbiamo chiusa noi dopo 60 anni, questa vicenda per l'esattezza dopo 58 anni, 1955. Abbiamo portato in Consiglio Comunale dopo 40 anni il piano regolatore che è pronto, deve essere solo approvato dal Consiglio Comunale se si decidessero a discuterlo, non si vogliono decidere perché dicono, lo hanno detto, lo hanno detto in alcune interviste e noi non è che possiamo fare questa cosa e gli facciamo propaganda al sindaco, come se fare una cosa nell'interesse della città è propaganda al sindaco, fare una cosa nell'interesse della città è nell'interesse della città. Forse perché Comunque... sempre si parla di piano regolatore generale, o all'inizio di mandato, ma, per ma no, la ma città, noi, o noi, a fine mandato, ma non è vero, è, è Ma in questo caso non è vero, perché noi nel mese di agosto del 2012, dopo due anni e mezzo di lavoro che è stato diretto, poi io lo dico sempre e lo ringrazio in tutte le occasioni, dal mio vice sindaco, dal professor Alcidiacolo, dal compianto del professor Alcidiacolo, dopo due anni e mezzo di lavoro interno, con gli uffici interni, senza dare incarichi all'esterno, senza dare incarico a professionisti che venivano da Bologna, per esempio andavano in Australia a spese del comune, non so, a studiare che cosa. Noi lo abbiamo fatto fare agli architetti interni, dopo due anni e mezzo di lavoro abbiamo completato e adottato il piano regolatore che deve andare in Consiglio. Il Consiglio lo discute da otto mesi, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, sono passati otto mesi. Il Consiglio potrebbe discuterlo, non deve per forza adottarlo così come l'abbiamo fatto, può modificarlo, è competenza del Consiglio, non lo discutono perché ho sentito io, ho sentito con le mie orecchie, anche il Presidente del Consiglio ha detto noi, noi non siamo degli es men che facciamo le cose che dice il Sindaco, come noi mandiamo in Consiglio un atto. Importante per la città. Ho spiegato tante volte che abbiamo trovato anche una soluzione per il centro storico con l'anticipazione la per quanto riguarda le prescrizioni esecutive del centro storico, per cui non c'è bisogno neanche dell'approvazione a Palermo, basta adottarlo in Consiglio Comunale e nel giro di pochi mesi si potrebbe iniziare quella che noi abbiamo chiamato rigenerazione del centro storico. Che raggiungerebbe almeno due obiettivi: uno, se parte l'edilizia, riparte l'economia. Secondo, Quell'agglomerato del centro storico che è in difficoltà dal punto di vista statico, perché il è il rischiosismo che c'è a Catania, potrebbe essere messo in sicurezza, invece questi signori che pensano soltanto alla politica politicante non vogliono assumersi questa responsabilità di discutere, io dico discutetelo, poi potete essere anche contrari, potete modificarlo, potete emendarlo, invece non lo vogliono discutere, trovano l'ultima che hanno trovato e che ci voleva la masse, gliel'abbiamo consegnato il rapporto ambientale, la valutazione ambientale strategica che la legge dice deve accompagnare il piano erotore quando va a Palermo, noi gliel'abbiamo mandata già ora anche questo alibi è caduto eppure non vogliono lavorare Diranno o no secondo lei? secondo allora... me non lo vogliono fare perché è una presa di posizione politica non si rendono conto che i cittadini oggi sono molto più avveduti i cittadini se ne fregano delle beghe tra i partiti i cittadini vogliono le cose concrete quindi dei giochi e dei giochetti lo hanno dimostrato le elezioni eh, nazionali dove partiti che erano convinti che avrebbero fatto non so che cosa hanno preso l'1, qualcosa per cento convinti che ancora potessero Sero Interferire con l'opinione pubblica sotto il profilo del clientelismo e non sotto il profilo dell'opinione pubblica, gli elettori sono molto, molto più avveduti di quanto si pensi e lo, lo hanno dimostrato un mese fa, lo dimostrano anche le elezioni amministrative di Catania. I giochi e i giochetti alla gente non interessano più perché si gioca sulla loro pelle. Ripeto, immagini cosa vorrebbe dire per Catania uno strumento urbanistico che attendiamo dal 1969, che è pronto lì per essere discutito modificatelo se non vi piace, aggiustatelo, fate quello che volete, non lo vogliono discutere, non lo vogliono discutere. E appunto è questo verità. è quello che volevo dire prima, io è stato sempre strumento politico perché dal 69 lo, hanno, oh, lo oggi utilizzano come strumento brava, brava. Con la differenza che, questa volta, che questa volta c'era un'amministrazione che ci ha lavorato e glielo ha portato, proprio come si dice in siciliano, glielo ha in maniera vicinissima, possono sedersi, guardi, ci sono dei consigli comunali. Ci sono molti consiglieri comunali che fanno il loro dovere, che ci vanno, che lavorano, al di là della maggioranza dell'opposizione, ma ci sono alcuni. Basta aprire non più la televisione ma internet per vedere, ci sono. 5, 6, 7 consiglieri comunali che vanno in consiglio soltanto per buttare veleno non costruiscono una cosa e non sono mai presenti quando si deve discutere delle cose concrete, basta vedere la televisione o, o, o ormai connettersi la televisione con... per il momento è o, connettersi, o connettersi con internet, questa è la verità Quindi questo è un, questo è un problema della città parlavo del piano regolatore, ma potrei parlare del piano regolatore del porto, come l'autorità portuale ci manda il piano regolatore noi dobbiamo dare, dice la legge, il concerto, cioè dobbiamo dare l'indezza sì. Siamo riusciti a raggiungere un'intesa riducendo del 50% le cubature, le altezze, tutto. L'abbiamo mandato in consiglio per che può anche intervenire per modificare l'intesa anche in maniera più restrittiva non lo vogliono discutere perché parlano anche qua di valutazione ambientale strategica dicendo una cosa fuori dalla legge perché la legge dice espressamente che la VAS va fatta dall'organo competente che in questo caso l'organo decidente è l'autorità portuale dopo l'intesa con il comune, lo dice la norma, non vogliono leggere anche la norma, fanno finta di non capirla e chiedono pareri a Palermo Ma, cioè, tra siamo, il porto potrebbe essere anche una risorsa, una risorsa siamo, siamo in, una siamo in una situazione paradossale per cui non vogliono lavorare. Ci sono alcuni, faccio che ce l'hanno con me, per un motivo semplicissimo. Siccome spesso i grilli dicono che dobbiamo ridurre lo stipendio ai politici, e dicono bene, io l'ho fatto, io ho ridotto l'indennità del sindaco, del vice sindaco degli assessori, del presidente del consiglio, dei consiglieri comunali, dei consiglieri di quartiere del 30%, l'ho ridotto, l'ho già fatto, perché ritengo che in un momento di crisi generale tutti devono fare la loro parte. Ho ridotto e qui c'era con me qualcuno. Ho ridotto le municipalità da 10 a 6 e i consiglieri di quartiere li abbiamo ridotti del 50% perché oggi i consiglieri di quartiere sono 12 per 6,72, mentre prima erano circa 170. Questo cosa vuol dire? Che noi le cose le abbiamo fatte. Certo, di impopolare alla classe, rispetto alla classe politica però io ritengo sono le cose che vanno fatte e che noi abbiamo fatto No, di... Ho letto più volte che, per esempio, dei consiglieri si sono lamentati. Lei parlava prima di consulenze, che non ha consulenti, eppure ho sentito più volte lamentare che ci sono dei consulenti. Allora, il... io le o dico... sul nome si è fatto anche il nome di San Filippo. Allora, io ho avuto nel corso di questa mia attività eh, amministrativa in questi cinque anni tre persone che mi hanno assistito dal punto di vista. Il professore Cariola, titolare della carta di diritto costituzionale, mi ha assistito per tutti gli aspetti giuridici che riguardavano il corso Marte della Libertà, che riguardavano San Berillo, che riguardavano eh, il piano regolatore, che riguardavano gli aspetti urbanistici, ce l'ho avuto, ho avuto questo, ma mi pare che è il minimo che uno possa avere per chiudere una vicenda che dura 60 anni, dove il comune di Catania ha speso miliardi di lire di risarcimento del danno e vi sono state, non ci sono più, le abbiamo chiuse, delle intenzione giudiziaria per cui si chiedevano 160 milioni di euro di risarcimento al comune di Catania, avevo un esperto, un, il professore della carta di diritto costituzionale che mi ha assistito, l'ingegnere San Filippo che è stato ed è continuo mio capo di gabinetto che è il, eh, colui il quale mi ha messo nelle condizioni e anche MT, di, che, anche MT, che mi ha messo nelle condizioni di eh, essere eh, presente in tutti i bandi europei. Il Comune di Catania è primo in tutta tutte dei bandi europei e nazionali, tant'è vero che stiamo avendo un mare di risorse. Le dico le ultime due risorse che abbiamo ottenuto: 8 milioni per il Palazzo di Cemento, 5 milioni per la Spina Verde, 21 finanziamenti per le scuole. Le scuole che, Abbiamo trovato in un, grave, in un grave stato di disagio, di degrado. 21 finanziamenti nazionali e poi tanti altri finanziamenti. Quindi le scuole verranno ripristinate? Già ci sono i presidi. Ho voluto che i presidi facessero il RUP e solo loro che nomino il massimo di trasparenza i progettisti. E il Palazzo di Cemento invece ci saranno gli uffici comunali, Abbiamo ottenuto, abbiamo ottenuto un finanziamento per 96 alloggi. Intanto, ah, alloggi. Cioè, 96 alloggi. queste cose io le ho fatte perché l'ingegnere. San Filippo che è un grande esperto in materia di fondi europei ha preparato assieme agli uffici comunali perché ci sono molte persone brave ma ha coordinato questo aspetto e il terzo l'ingegnere Guglielmo che mi ha curato tutto l'aspetto della mobilità se oggi noi possiamo incominciare a discutere di piano urbano del traffico che è un piano che le città si dovevano dare vent'anni fa e Catania non l'ha mai avuto e noi l'abbiamo realizzato l'abbiamo già mandato anche questo in consiglio comunale e il consiglio comunale non lo discute, cioè io ho avuto tre persone che mi hanno assistito. Ho scelto io di, di ridurre da 3 a 1, anche oltre all'aver ridotto del 20% il loro, loro compenso. Questo l'ho fatto l'anno scorso, da 3 a 1, e l'ho fatto ne uno solo, tant'è vero che l'ingegnere San Filippo è rimasto a titolo gratuito come capo di gabinetto. Ma guardi, di fronte a una città che negli anni scorsi aveva 20, 30, 40, 50 consulenti esterni o anche di più, che aveva 150 dirigenti, oggi ne abbiamo 21 interni. Ma mi pare che fare questa polemica è proprio una polemica di basso, di, di proprio di basso profilo, tenendo presente che quelli stessi che, si che parlano sono gli stessi che poi vanno da San Filippo, da Guglielmo, dal professore Cariola per chiedere consigli, per sapere come si, cosa si Quindi può fare. Quindi, personalmente, poi personalmente gli dicono: Ma non ce l'abbiamo con te, il problema è politico, no? il problema è serio: o sono utili o non sono utili. Ecco, questa certo. è la realtà. Poi, io sono il sindaco che ha ridotto il personale quando mi sono insediato. 4.900 la pianta organica, oggi sono 3.000. Al 31 dicembre del 2012, 3.242. I dirigenti al comune di Catania sono arrivati a essere 150, oggi sono 21, come dicevo poco fa, 21. E ho fatto un accordo con i dirigenti e li ho ringraziati. Hanno rinunziato i dirigenti, potevano non farlo, quindi ho fatto un accordo perché sono credibile: hanno rinunziato a una parte della loro indennità, del risultato al 20% per venire incontro alle esigenze del comune. E un fondo, un fondo previsto per i dirigenti dal contratto collettivo nazionale, che era, diventato, era stato implementato ed era arrivato a circa 10 milioni, i dirigenti hanno rinunziato a questo fondo. E l'abbiamo riversato nel bilancio per venire incontro. Ecco rimproverarmi o accusarmi di sperpero è soltanto indice di disonestà intellettuale. disonestà intellettuale. Io non ho aspettato la spending review di Monti per togliere tutte le macchine blu. Io non ho aspettato la spending review di Monti per eliminare, per eliminare i gettoni di presenza e le indennità nei consigli di amministrazione delle partecipate, l'ho fatto appena mi sono insediato. Io non ho aspettato la spending review per eh, mettere in liquidazione la maggior parte delle partecipate. Io non ho aspettato la spending review di Monti per far sì che tutte le partecipate rimaste, sono soltanto sei, venissero tutte bonificata non soltanto con l'eliminazione delle indennità ma con la non assunzione più di personale e con i bilanci tutti in positivo mentre prima erano tutti in negativo. Cioè, queste sono le cose che abbiamo fatto e di queste cose e di tante altre parlerò il 23 marzo perché i catanesi sappiano che cosa l'amministrazione guidata da Raffaele Sanganelli che fu pregato per essere candidato sindaco di Catania non, non era... Vabbè, poteva Potere, non è che è immolato, poteva anche rinunciare, ma io ma, dire ma no, ho detto, so io detto perché ho fatto quella scelta, no, io l'ho detto, detto tante volte. Io ero un. Esponente della destra politica catanese, che dal suo partito aveva ottenuto tantissimo. Io ero stato deputato regionale, ero stato capogruppo all'Assemblea regionale, ero regionale. stato assessore regionale, ero stato vicepresidente dell'Assemblea, ero senatore. Avevo ottenuto tante cose. Molti della mia generazione, o anche più grandi o più piccoli, avevano militato. Questo non l'avevano ottenuto. Anzi, nel nostro mondo, molta gente si era sacrificata. Era andata in galera e molti erano morti. Quindi, immagini. Io che avevo avuto molto, nel momento in cui il mio mondo mi chiede di fare una cosa difficilissima io ho detto no la prima e la seconda volta ma la terza volta non me la sono sentito non è che possiamo fare sempre le cose dove ma in ha... politica molti dicono lo devi fare Do, visto lo, che sei uomo non di è, partito non, bravo, detto, non devi detto. fare soltanto le cose dove hai onori ma anche dove è difficile scommettere quindi non è stato un sacrificio io avevo il dovere di dire sì tanto è vero che tra le 20 di sera del 19 eh, maggio del 2008 e le 3-4 di mattina Dissi sì, io ho detto sì e mi sono, non sacrificato. Chi fa politica, chi, chi lavora, non si sacrifica, ci mette impegno, lavora, non è un sacrificio. Se non lo fai con passione, non lo puoi fare. E sembra che voglio. oggi lei comunque ha cambiato idea dal lo devi fare a oggi. Lei dice: Io non ascolto nessuno e faccio quello che. Non voglio. È che, no, no, mi no, è sembrato. No, io non faccio quello che voglio. No. Io, io lo faccio questo deciso di Però capire. lei, lei dico, anche, anche per come si è portato do... in giunta, per come ha ho fatto il dovere, delle scelte. Io ho il dovere, io ho il dovere nei miei confronti per la mia dignità e nei confronti di tanti che mi seguono e nei confronti dei catanesi di mettere alla prova la mia attività al giudizio dei catanesi, ho il dovere, cioè non è che io mi posso dire da un'ora sai che ti dico vattene, però se i catanesi diranno vattene, perché i catanesi non hanno apprezzato il mio lavoro, non sono stato capace di fare capire quello che ho fatto, quindi la colpa è mia. Il, è giusto che io me ne vada a casa, ma che lo decida questo o quel personaggio, questo se lei ci permette no, perché io. Voglio essere giudicato dai catanesi e voglio essere giudicato dai catanesi di centrodestra. Ci mancherebbe altro, ma anche dai catanesi che non guardano con simpatia al centrodestra, ma che forse guardano con simpatia alla mia attività amministrativa perché ho dimostrato in questi cinque anni che, pur essendo un uomo caratterizzato politicamente, non ho mai rilegato nulla della mia tradizione culturale, politica, ideale. Mai rilegato nulla. Io, però, ho fatto il sindaco di tutti i catanesi. Io non ho guardato in faccia, non ho chiesto la tessera a che mi dovesse collaborare. Se lei sapesse quanti dirigenti comunali non la pensano come me politicamente, ma sono leali e lavorano regolarmente per il comune, quindi eh, per l'interesse. È giusto che faccia... È, è giusto, è giusto. Cioè questo, ma, no, giusto, è giusto. Ma, io, ma io sono orgoglioso del fatto che da uomo che ha le proprie idee è riuscito a fare il sindaco di Catania essendosi allargato a tutti coloro i quali vogliono lavorare per la Però, città. Però umanamente c'è rima rima rimasto le... male che non le hanno detto subito, sì certo candidati noi ti sosterremo tutti. Cioè, ma non è che ci sono rimasto male, ancora c'è tempo, ancora siamo agli inizi, siamo a metà marzo, le liste si presentano il 2 maggio, non è che ci sono rimasto male mi aspetto che prevalga il buon senso. Io ho visto un'intervista che ha fatto l'onorevole Musumeci, voi sapete quanti contrasti abbiamo avuto, sì. ma alla fine proveniamo dalla stessa storia, ci siamo ritrovati al momento della sua candidatura al presidente della regione, una candidatura fatta da lui con assoluto spirito di servizio e da qualcuno boicottata ma lasciamo stare questo, il quale ha detto una cosa semplicissima, ha detto come si fa a un candidato sindaco di un'area dire no, non sei candidato ci sono delle motivazioni forti, sei stato scarso, sei stato, hai rovinato non hai dato seguito, se mi dicessero questo e me lo dimostrano ci posso... Il Ravello ha detto lei non fa sognare i catanesi, per questo ci... non vuole vabbè, non ha fatto sognare la città. E vabbè, non so come si fa sognare, io non voglio fare sognare, io voglio fare cose Concrete e lui non so se lui fa sognare. Poi non so se. Vabbè, nel so ha, ha, ha dato un giudizio. Ma, no. ma poi non penso non so e poi stesso. non so se nel sogno o se uno. Oh, non so, ecco, meglio non, non mi piacciono Comunque con Musume ci siete stretti la mano quando lui era ma candidato alla ma regione, quindi glielo deve. Non mi deve ma non mi deve nulla, ma non mi deve nulla, ma non è vero, non mi deve nulla. Qua stiamo facendo ragionamenti di persone, da, eh, come posso dire facciamo ragionamenti. Da adulti, da persone serie che si confrontano, che dicono la propria, non per pregiudizio, non ci vogliono i pregiudizi. Non ha fatto sognare, non so cosa si deve, come si fa a sognare. Molti ci hanno fatto sognare e ci hanno ridotto allo stato in cui ci siamo trovati. Perché è meglio non fare sognare ma fare le, i fatti concreti. Qualcuno ci ha fatto sognare e non abbiamo trovato nulla se non i debiti. Allora, meglio non sognare, meglio non sognare, Sindaco. La fermo un attimo perché abbiamo la pubblicità. Subito dopo le chiederò anche di fare un po' dell'autocritica, se c'è qualcosa che lei non è riuscito a fare e che vorrebbe fare nel secondo mandato. Ma via. questo fra pochissimo subito dopo la pubblicità vi aspetto.